Venerdì 15 marzo 2019, 74esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda Santa Luisa de Marillac. Oggi l'onomastico di Luisa. Il nome ha origine germanica e significa donna illustre, valorosa guerriera. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Il 15 marzo del 44 a.C., ovvero l'Eidi di marzo, viene assassinato Giulio Cesare. Entrato in Senato, Cesare si andò a sedere ignaro al suo seggio, dove fu subito attorniato dai congiurati che finsero di dovergli chiedere grazie e favori, mentre Bruto intratteneva Antonio fuori dalla curia per evitare che prestasse soccorso. Casca fu il primo a colpire Cesare al collo, causandogli una ferita superficiale e non mortale. Cesare, per nulla indebolito, cercò di difendersi, ma tutti i congiurati gli si scagliarono contro con i pugnali, trafiggendolo con 23 coltellate. Cadde ai piedi della statua di Pompeo, pronunciando le ultime parole: «Anche tu, Bruto, figlio mio». Oggi facciamo gli auguri alla cantante Sabrina Salerno, nata a Genova il 15 marzo 1968. Scoperta da Claudio Cecchetto, è diventata celebre negli anni 80 ottenendo un grande successo in tutta Europa. Con 20 milioni di dischi venduti e un World Music Award, è una tra gli artisti italiani ad aver venduto maggiormente all'estero. Quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film 7 anni in Tibet. Il ricco trova parenti anche fra gli sconosciuti, il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. Proverbio cinese.